Tutti ormai hanno preso coscienza dello stato di drammaticità della nostra città alla luce di due cicloni che l'hanno recentemente investita, uno di natura, come dire, giudiziaria, che ha causato lo scioglimento del Consiglio Comunale per le infiltrazioni mafiose e di tutti gli organi di rappresentanza popolare, uno invece di carattere più pregnantemente, come dire, politico, trattino amministrativo, trattino finanziario, e riguarda la pesante situazione debitoria del comune di Augusta, che ha maturato circa 60 milioni di debiti, ormai accertati anche da questa commissione. Io non intendo soffermarmi in questa sede sulle conseguenze, come dire, sulle cause che hanno portato a questa situazione d'Augusta, anche perché le conseguenze e gli effetti sono oltremodo visibili nella nostra vita quotidiana, li viviamo sulla pelle nostra ogni giorno, sono sotto gli occhi di tutti, e non intendo anche farlo per una seconda ragione: non vorrei trasformare questo, che è un incontro di progetto e di proposta, in una sorta di sfogatoio su quelle che sono le disgrazie, le disavventure, le iatture a cui sta andando incontro questa città, né una sorta di festival delle occasioni perdute. Il tema oggi è un altro. Di quello che ho appena detto avremo modo di occuparcene, non intendiamo calare veli pietosi, ci saranno occasioni per farlo, lo abbiamo del resto fatto il 20 maggio in una affollata riunione che abbiamo organizzato a Palazzo San Biagio. Dicevo, il tema quest'oggi è un altro: perché è successo? Quindi capire i metodi e le ragioni per cui siamo arrivati a questo punto, ergo trovare gli anticorpi, gli antidoti per cui questo non possa più accadere, e soprattutto per far ripartire la città, che è il motivo che tutti, come dire, auspichiamo. È successo perché chi ha governato negli ultimi 20-25 anni ha, mi riferisco ad sindaci, assessori, consiglieri di maggioranza e quanti altri hanno partecipato alla gestione, hanno operato attraverso metodologie vecchie, logore, che non hanno portato benessere diffuso alla collettività, ma hanno privilegi, scusate il bisticcio di parole, per poche persone. Quali sono questi metodi a cui mi riferisco? Uno, una ricerca del consenso incentrata quasi esclusivamente su un come dire, aspetto clientelare, caratteristiche clientelari, che poi, come tutti sapete, portano a generare e alla creazione dei comitati d'affari. Una gestione superficiale della macchina amministrativa, senza una programmazione, senza un progetto, senza l'individuazione di un modello di sviluppo. Vedete, chi governa, un sindaco, una giunta, credo che abbia il dovere di immaginare il presente e il futuro di una città. Come si crea un modello di sviluppo? Non si può non crearlo monitorando, guardando con attenzione, osservando quelle che sono le vocazioni, le ricchezze, le opportunità, le risorse di un territorio, metterle in rete, creare un sistema e innescare meccanismi virtuosi da questo sistema per creare fonti di reddito e consentire all'economia cittadina di avere una boccata d'ossigeno, un'economia che ormai sappiamo tutti è asfittica. Quindi, dicevo, una gestione superficiale, ma anche una gestione spregiudicata, che ha generato, come dire, un dispendio di energie oltremodo e oltre ogni più rosea aspettativa, non tanto per assecondare quelli che sono i bisogni dei cittadini e della città in termini infrastrutturali, in termini di servizio, quanto più che altro per come dire, soddisfare i bisogni di pochi, tra virgolette, eletti, e quindi con grande dispendio e con grande sperpero di denaro pubblico. 4. Un'assenza di selezione della classe dirigente, che per alcuni versi ha portato anche a occupare posti chiave, posti nevralgici della pubblica amministrazione, persone che hanno dimostrato sul campo incapacità e incompetenza. Adesso è facile dirlo oggi alla luce di quello che è successo, direte voi, no.
Assolutamente no, noi questo lo diciamo da tempo, lo denunciamo da anni, lo abbiamo sempre detto, inascoltati da un'opinione pubblica cittadina, semmai come dire, ve ne sia una in questa città, e per certi versi questo è ancora più grave, inascoltati anche da certa magistratura che in taluni momenti si è dimostrata distratta. Io voglio ricordare a tutti voi, lo ricordo a me stesso, ma lo ricordo anche a Puccio Forestiere, che nel 1998 invitammo la Commissione Antimafia Regionale perché ravvisammo una certa anomalia, diverse irregolarità nella gestione comunale a causa di un numero spropositato, abnorme di determine sindacali e poi anche un altrettanto abnorme e spropositato numero di debiti fuori bilancio approvati in consiglio comunale dalla maggioranza. Sono poi i debiti fuori bilancio che per gran parte hanno causato questa situazione particolare. Quindi nulla avviene per caso se come dire, noi lo abbiamo fatto, purtroppo ci abbiamo provato con scarsi risultati dal momento che siamo rimasti inascoltati. Inascoltati e spesso anche dileggiati, perché mentre nelle stanze del potere si festeggiavano le elezioni dell'uno e dell'altro sindaco banchettando a caviale e champagne, noi eravamo in trincea a denunciare e abbiamo attraversato da 20 anni il deserto nutrendoci soltanto di pane e acqua, questo lo possiamo dire, lasciatemi dire anche di passioni e speranze, ma adesso siamo qui, ecco questo è il punto, adesso siamo qui vivi e vegeti. E vogliamo, come dire, siamo convinti che spetti a noi il compito di far partire la ricostruzione di questa città. Io credo che chi ha gestito male non abbia il diritto di assumere la guida di una ricostruzione della città, ha semmai il dovere di fare un passo indietro. Questo è bene chiarirlo, lo chiariremo semmai ce ne fosse bisogno da qui in avanti. E noi siamo qui per guardare oltre, siamo qui per inaugurare un nuovo capitolo di storia cittadina, siamo qui per presentare un progetto che può infrangere determinati schemi, logori abusati della vecchia politica cittadina. Siamo qui per, come dire, questo progetto della consulta cittadina che tra poco presenteremo, un progetto che credo possa riaffermare la democrazia e valori ed etica nella politica, ma anche vuole soprattutto privilegiare il merito e le competenze. Un progetto, e mi avvio a concludere, che vuole dare un pizzico di speranza a questa città, una città che dalla politica ha avuto veramente poco. Io credo, sono convinto che questa consulta possa essere il primo passo per cambiare, come dire, concezione al modo di fare politica in questa città. Grazie. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.